Sono foto private, sono foto del filosofo, raccontano il suo percorso familiare e intellettuale. Sono foto nelle quali è molto interessante vedere le amicizie, i contatti, le relazioni che aveva Ugo Spirito. C'è un pezzo della cultura italiana del Novecento, è un pezzo interessante perché ci sono filosofi, storici, ci sono intellettuali, religiosi, personaggi di vario tipo, a dimostrazione della poliedricità del pensiero di Spirito e dei suoi contatti a livello scientifico. Narrare e spiegare un'epoca attraverso le immagini di una vita, quella di Ugo Spirito. È stata la città natale del filosofo nel 40° anniversario della scomparsa ad ospitare la mostra La vita come ricerca, la vita come arte, la vita come amore. In esposizione alla Casa dell'Energia e così decine di fotografie inedite conservate nell'archivio del filosofo che vanno dal 1912 al 1976. È un filosofo, il principale allievo di Giovanni Gentile, quindi è un filosofo fondamentale per la storia della cultura italiana del Novecento. E perché il suo percorso biografico e il suo percorso intellettuale consente di avere una sintesi di quello che è stato il Novecento, non solo italiano ma europeo, direi mondiale. Una prima metà secolo delle ideologie, una seconda metà morte, fine delle ideologie, avanzata della globalizzazione, della tecnologia e della scienza. E in questo il pensiero di Ugo Spirito è veramente un bignami anche da consigliare come lettura a tutti, anche ai più giovani soprattutto, perché scrive in modo piano, scorrevole, accattivante. A chiudere l'esposizione anche un convegno sul grande intellettuale e la presentazione dell'inedito di Ugo Spirito, Filosofia della grande civilizzazione, la rivoluzione bianca dello Scià. Spirito si applicò per alcuni mesi prima di morire su immaginare come avrebbe lo Scià potuto cambiare e migliorare il suo sistema senza essere così dittatoriale per farlo durare. Perché una rivoluzione che nasce dall'alto, come era stata quella del 1963, la rivoluzione bianca dello Scià, se nasce dall'alto, siccome il, sembra premonitore il libro, siccome nasce da un uomo, quell'uomo a un certo punto non ci sarà più. E che cosa accadrà della sua rivoluzione, cioè del suo sistema, se non viene creata una struttura statale, una struttura sociale capace di durare? E in questo senso è interessante 40 anni dopo, è in fondo una riflessione che riguarda tanti regimi, per la verità.